gli vengono risarciti il 100%, oppure gli vengono risarciti solo fino a 80.000 euro. E la cosa che si dice, pure utile, che in periferia, io ci sto capitando, tu c'è una seconda casa in un condominio, la parte condominiale è risarcita, quindi è un bel vantaggio. Attenzione che nel centro storico le cose non sono così, perché la tipologia delle seconde case del centro storico, primo, tutti i primi piani del centro storico sono non residenti perché sono tutte botteghe, attività commerciali a proposito di sviluppo economico. Poi, nel centro storico ci sono palazzi di pregio che non stanno in aggregati. Beh, faccio un esempio, l'Opersone, quelli lì non sono risarcibili solo relativamente alle parti comuni. Come li facciamo? Li risarciamo con 80.000 euro? O invece è vero quello che si sente dire che sono tutte risarcite? Queste cose devono essere chiare, se no la ricostruzione non può partire, perché nel mio aggregato, quelli che c'hanno, ma io dico dell'Aquila, ma vale pure le frazioni, è uguale, forse è qua ci vengono gli immigrati. Questa gente è risarcita e quando? Io la pongo a te questa domanda, ti chiedo scusa perché forse dovrei porre a qualche altro, ma se tu hai informazioni un po' più, diciamo, un po' più intense delle mie e delle nostre, se ce le puoi dire, magari abbiamo una certezza. Se la signora Romone brevemente vuole rispondere a questa che è importante, e poi Eugenio. Sì, alcune cose non sono chiare, è vero, hai ragione. Però sicuramente una cosa è certa, che le parti strutturali di tutti gli edifici che sono nel centro storico sono sottoposte a finanziamento di ricostruzione. Le parti che non sono ammesse a finanziamento sono le parti interne degli alloggi che stanno, o del non residenziale, uffici, negozi, quello che stanno dentro gli aggregati. Quindi significa che le parti strutturali, che significa fondazione, tutte le strutture esterne, i solai, le scale, la copertura, le ripartizioni, gli impianti, il sistema quindi di esistenza dell'edificio sostanzialmente, quella che lo fa vivere, va bene, sono coperti da finanziamento. Però esiste quel margine che non è ancora messo in decisione. Noi stiamo, l'assessore Di Stefano e il sindaco hanno concordato all'interno del tavolo MEP una strategia in cui sono impegnati, l'amministrazione si è impegnata a redigere un'ipotesi di preventivo sulla base delle schede che sono state presentate dai cittadini, in cui si sta lavorando, in cui si individuano queste quantità, differenziando le parti sottoposte già finanziate, già che la legge dice che comunque devono essere finanziate, va bene? Quindi non dipende dai soldi a disposizione, quelle devono essere finanziate, le risorse si dovranno trovare nell'arco del tempo, e su quelle siamo sicuri che è la legge che lo dice, d'accordo? E poi sulla quota residua, che è una quota residuale che riguarda il non residenziale, come hai accennato tu, e le seconde case. Allora, su quello si vuole valutare qual è la stima, qual è, perché se su un 1.200 euro al metro quadro, prendiamo quella come esempio, va bene, la quota interna all'appartamento in che percentuale incide sui 1.200? Se incide il 15-20%, siamo in grado di calcolare il valore delle seconde case aggiunto, va bene, che a oggi non è coperto da finanziamento su cui era oggetto di discussione. Quindi questo è un elemento che effettivamente non è ancora deciso a livello di ordinanze, sulle quali l'amministrazione è impegnata a portare a casa un valore aggiunto rispetto a quello. Però attenzione, il dato generale e che noi dobbiamo tenere bene in testa è che l'aggregato si può ricostruire per le parti strutturali, il valore immobiliare della parte strutturale è la parte centrale, la maggioritaria dell'edificio, e noi quello lo dobbiamo intanto cominciare a portare a casa,
perché non è un elemento secondario il fatto che io posso risistemare tutti i solai, le parti strutturali, il tetto, eccetera. Poi dopo si vedrà cosa succede dietro, ma quella è una risorsa che è statuita dalla legge e noi dobbiamo pretendere che sia, che abbia tutta la copertura finanziaria di tutti i centri storici del cratere. Grazie, allora la scrittura è massima. Mi è sembrato un chiarimento importante. Buonasera a tutti. Per rimanere nel tema, io porrò una domanda che già lo so che è difficile che abbia una risposta, ma perché è complicata la domanda, non perché non si vogliono dare le risposte. E però nello stesso tempo vorrei dare un contributo di, non di chiesa di ufficio, chi mi conosce sa benissimo che ho delle valutazioni abbastanza complesse della categoria alla quale appartengo. Come tutte le categorie ci stanno quelli bravi, quelli seri, gli avventurieri, gli sfaticati, è normale, ci sono stata da tutte le parti. E però forse alcune cose vanno dette, io praticamente faccio parte degli ultimi. E, allora, la domanda è questa, a me pare molto strano che siccome l'obiettivo è la ricostruzione e quindi i lavori, si ponga l'attenzione sulla data di presentazione dei progetti e non sulla data di autorizzazione dei progetti. Mi sembra allucinante. È come se al Giro d'Italia, invece di sapere chi vince la tappa, cioè chi arriva per primo, si dice quando è che si parte? Si parte quando si parte. Siamo partiti il 6 aprile, tutti. Ora, io capisco che cosa si vuole dire. Se non presentate i progetti non possiamo fare delle cose. Allora, però diciamo ai cittadini, io credo che il mio studio sia uno dei pochi dove non c'è scritto si riceve per appuntamento, perché ho la netta convinzione da professionista atipico che il cliente già è una cosa da rispettare per uno che fa una professione, ma un cliente terremotato che ha avuto un dramma, io ce l'ho avuto direttamente, quindi sono anche cliente di me stesso, deve avere un ulteriore rispetto, quello che se tu bene o male riesci a districarti meglio che un cittadino che fa un altro mestiere su questo ginepraio di ordinanze, ti devi far carico anche di queste situazioni. E quindi io vi posso dire che i miei clienti, sarà sempre un caso tipico pure questo, sanno benissimo se io ho presentato il progetto, se non l'ho presentato, il perché per come non l'ho potuto presentare, il perché per come mi sono dovuto fermare perché mi hanno cambiato 7 volte un'ordinanza e sono dovuto rifare 7 volte la fila e 7 volte ho parlato sempre con persone diverse che hanno ricominciato sempre da capo. Sempre da capo, gli ho detto, ma scusa, ma cazzo, scusate il cazzo, ma ci vuole, ma questo l'ho detto ieri a quella che stava lì, sì, ma adesso lei sta facendo quel, scusa, fammi parlare con quella, perché devo parlare con te? No, adesso lei è capitato con me, parla con me, e ricominciamo da capo. Buonasera, al gioco dell'ora già mi incazzavo quando succedeva da ragazzino, qua mi sembra pure un po' drammatico, però si seguita a dire che i professionisti non presentano i progetti. Scusate, siamo l'unica categoria di quella che gira qua dentro che prendiamo i soldi quando sarà fatto il primo stato d'avanzamento. Per il momento stiamo anticipando addirittura il rischio d'impresa, perché penso che lo sappiate tutti che noi che ci stiamo facendo carico di fare i consorzi, perché stranamente bisogna fare prima il consorzio. Il consorzio poi deve nominare il presidente, il quale gli ha l'incarico. Per fare il consorzio lo sappiamo tutti, no? Chiunque di voi altri, vedete un fascio, vedete tutti quanti drammaticamente provati da una riunione di condominio, una riunione di consorzio, anche se sono 3 ci sta sempre quello stronzo che ti fa ricominciare a capo tutte le volte, no? Ci sta, ecco, benissimo. Ok, noi tutto questo lavoro lo stiamo facendo a rischio, perché domani eleggono presidente lui,
e lui dà l'incarico a Giovanni. E io dico, a me grazie della fiducia, arrivederci, buonasera. Oh, io sono specialista su queste cose, per cui lavoro e poi la rimegaccio, però comunque potrebbe succedere pure a qualche altro. Allora, domando, vogliamo per un momento, dico, mettere un momento d'attenzione sull'uscita delle pratiche? Poi che poi vi racconto una chicca, perché poi me la tengo per ultimo, e questo è bellissimo. Allora, ci avrebbe senso andare alla richiesta della presentazione del progetto se tutti i progetti presentati fossero stati approvati. Allora si capisce. Allora è quello di bottiglia, a questo punto è l'imbuto rovesciato. Se non buttate dentro progetti non possiamo approvarli. Allora ci sono miriadi di progetti approvati. Il segreto ormai è stato scoperto. Condominio. Pratica parti comuni, 20 condomini, 21 pratiche, numero 21, tutti portano il numero 21. Benissimo, si approvano i progetti degli interni, cioè quelli dei privati, non si approva il progetto delle parti comuni. Vabbè, che cazzo, non hanno approvati 20, ne manca uno, che vuoi che sia. Un momento, c'è un'ordinanza che dice che tu sulle parti private non puoi cominciare se non hai fatto le parti pubbliche. Benissimo, Cineas De Luis e tutta la Madonna delle Trimusti lì ci dice che ha approvato 20 progetti, all'atto pratico 21 stanno fermi. Per di più scadono quelli dei privati. Per cui quando riparti, forse un giorno quando l'avranno approvato il condominio, devi pure ripartire da quegli altri, perché devi riandare a rifarsi. Allora, signori, questi sono problemi. Ho scoperto oggi, e lo ringrazio, ho mandato pure un messaggino all'assessore, che finalmente, sì, giù, te l'ho mandato, vai, guarda, c'è. No, non mandare, vai tranquillo, non mandare. Rientra, ci pensa. E non c'ho bisogno di mandargli messaggi. Allora, finalmente si è scoperto che forse c'è qualcuno che su questo discorso delle approvazioni un po' ci marcia. Perché ecco perché i professionisti forse non fanno a tempo a fare i progetti. Perché se gli fanno fare le cose 6 volte, probabilmente si sestuplica il tempo che ci si mette sui progetti. Io non so se vi ricordate, perché vanno dette queste cose, è la trasparenza, avete invocato la trasparenza. Allora, scusate, ma mi sembra una cosa tanto normale che io ho finito un progetto, lo presento, e un tizio qualunque che non abita all'Aquila e che manco ci dorme, secondo me se non ci veniva era pure meglio, a un certo punto che stampa la cosa e dice, no, fermi tutti, la convenienza economica. Oh cavolo, io ho fatto il progetto, l'ho finito, l'ho consegnato, ci volesse che non ci sto nella quindi blocca tutto lo studio e comincia a riprendere i progetti a rifarti la convenienza economica, dopodiché scopri che magari ci avresti ancora eccedenza. Spiegaglielo un po' al condomino perché tu hai fatto un intervento di 100.000 euro quando la convenienza economica era 140, e qui mi leggo un altro discorso. Perché lui dice, no, scusami, c'ho diritto a 140, no, tu hai diritto che te ne faccio la casa sicura, e quindi se spendo 100 per farti la casa sicura, spendiamo 100 e sta contento. Dopodiché però scopro che per esempio casa mia, scusate, io sono di quelli fortunati, l'unico vantaggio è che sono nato bene, devo dire, e io abito in un palazzo vincolato, dove secondo l'ordinanza se mi ci possono morire dentro tranquillamente, perché se non ci bastano i soldi non è importante arrivare ad un livello di sicurezza accettabile, tanto che poi sia lì è vecchio, scardinato, va pure troppo, se può morire dentro una casa vincolata. Beh, scusate, a me non mi pare tanto semplice. Il presidente del mio ordine diceva, in alcune situazioni è evidente che non si può raggiungere un livello di sicurezza, ma forse negli appartamenti, nelle case moderne, dove vive la gente, dove ci nascono i figli, i nipoti, beh, io insomma, ci terrei, non dico proprio 60, ma 59 ci vorrei arrivare. Invece che si sono inventato, che siccome fosse costa troppo, allora sai che